sarà finanziato dall'Unione Europea e coordinato dal Centro Tessile Serico Sostenibile di Como, il progetto Life Cascade, che si pone come obiettivo lo sviluppo di procedure analitiche e tecnologiche di trattamento delle acque reflue per individuare e rimuovere le due categorie più critiche di microinquinanti emergenti per il settore tessile. Al progetto partecipano, tra gli altri, anche l'Università degli Studi dell'Insubria, quella di Brescia e il Politecnico di Milano. Il progetto mira ad individuare protocolli per rilevare e quantificare i compositi poli e perfluororati, noti come PFAS, e le microplastiche nelle acque reflue tessili eterogenee, oltre a metodi di trattamento delle acque reflue da installare a livello di fabbrica di impianto di trattamento centralizzato per la rimozione dei microinquinanti emergenti target. Le soluzioni proposte nell'ambito del progetto Life Cascade saranno testate nel distretto tessile di Como. Saranno inoltre condotti esperimenti su scala di laboratorio in collaborazione con il distretto tessile portoghese, centro tecnologico Das Industrias Textil ed Ovestiario de Portugal. Il progetto ha un valore di 5,4 milioni, di cui 3,2 saranno, come detto, finanziati dall'Unione Europea ed è uno dei 171 selezionati da Bruxelles nel contesto del programma LIFE.